Stellone è stato molto onesto nel giudizio, forse il tecnico più onesto che abbiamo sentito su più di due anni nel commentare una partita che... Non so cosa ha detto. Onestissimo. Non è stato molto onesto secondo me nel commentare quella d'andata, visto che anche in questi giorni ha detto che la Ternana l'ha rubata. Ha rubato, ha preso una traversa, l'ha spinto sulla linea, sbagliato un gol clamoroso con Mosino, però la gara è andata. Contro forse una parata di Brignoli e basta. Quindi penso che abbia all'epoca visto un'altra partita. Non so cosa ha detto oggi, penso che oggi ha giocato di rimessa, hanno trovato il gol dopo pochi minuti. Noi abbiamo avuto la palla prima clamorosa di Gavazzi, a un metro dalla porta, non l'ha concretizzata, ne abbiamo avuto subito dopo il loro gol un'altra. Non abbiamo concesso nessun altro tiro in porta se non qualche punizione al Frosinone. Nel secondo tempo non ha passato la metà campo se non il 90esimo. Quindi non so cosa ha detto, penso che noi meritiamo qualcosina in più. Calcio questo. Non ci sta per il Frosinone. Penso, ha detto la partita giusta, però ha messo sotto il Frosinone e che è stata fortunata sul palo e anche rispetto al possesso palla vostro. Sì, possesso palla sinceramente non è relativo, il Carpi è l'ultimo per possesso palla e prima classifica, e possesso palla sinceramente non me ne frega nulla, guardo le occasioni da gol, guardo quanti palloni soprattutto sono passati in area di rigore, che è l'unico appunto che faccio i miei calciatori oggi, per il resto ho fatto per me una buonissima prestazione, è stato quello di non averla chiuso, di non averla avuto la cattiveria dentro l'area di rigore, perché sono arrivati una ventina, trentina di cross in area di rigore e ben... Le abbiamo chiuse veramente poche queste azioni, su tutto quello che è stato creato. Però mi fa piacere che Stellone abbia riconosciuto questo. È mancata solo la finalizzazione alla Ternana, perché il numero di azioni c'è stato, il possesso palla c'è stato, i grossi ci sono stati e lo stesso Stellone l'ha ammesso, oppure ritiene che ci sia un altro fattore che abbia portato una prestazione non fortunata dal punto di vista del risultato, perché nel gioco la Ternana a un certo punto ha anche schiacciato il Frosinone nella palla da campo. No, quando si perde e si prende gol... Forse abbiamo commesso un errore sul gol, adesso voglio rivederlo bene perché è un'azione, un flash un attimino e voglio vedere se abbiamo commesso l'errore che abbiamo commesso sabato a venerdì a Catania, il pallone corto sul primo palo e abbiamo preso gol simile anche lì perché Lupoli era solo in centro area sul primo palo, quindi vediamo, e quando si prende gol dopo è dura farlo, e quindi lì sotto questo aspetto abbiamo fatto fatica. I risultati di quest'oggi, tanto in alto quanto in basso, ci dicono che in questo campionato, una novità, nulla è scritto. Dunque, lei per queste quattro partite cosa si aspetta? E che con le chiacchiere non si va da nessuna parte, quello che mi aspetto è andare a Lanciano a fare una battaglia e cercare di portare a casa il risultato, perché ci serve. Abbiamo fatto quattro risultati utili consecutivi, due vittorie e due pareggi, eravamo risollevati e oggi... La classifica si è accorciata ancora verso il basso, bisogna stare molto, molto attenti. Però stare molto attenti significa fare la partita che abbiamo fatto stasera, ancora con più cattiveria, con ancora più attenzione evidentemente nella fase difensiva, se abbiamo preso gol dopo che eravamo stati quattro partite senza prendere un gol. E non far più clami, lottare partita per partita, poi vediamo quello che abbiamo. Ho detto che la salvezza passava per noi per questo stadio, purtroppo stiamo facendo male ancora. Però deve arrivare il Lanciano, forse poi qui sono due partite importanti con squadre che occupano per retrocedere, che è la Provercelli e poi Varese, al di là di Lanciano sabato, che dobbiamo interrompere questo momento negativo. Grazie, buona serata, grazie mister.